Un saluto a tutti i nostri amici, ascoltatori e telespettatori. Siamo tornati a Contigliano, questo bellissimo paese in provincia di Rieti che sembra veramente accolto dalle montagne. E siamo con il sindaco Paolo Lancia, eccolo nuovamente a voi carissimi. Buongiorno a tutti, buon primo maggio. E questa volta ci troviamo di fatto dentro a un cantiere, che è stato qui nel cuore del centro storico, nel punto più antico e più centrale del centro storico, questo cantiere che è finanziato con i fondi della ricostruzione, perché c'è stato un complesso qui di edifici che è stato danneggiato dal terremoto del 2016, dal terremoto di Amatrice, e di conseguenza si sta lavorando, i lavori sono a buon punto e fa parte in questo momento però del paesaggio urbano il cantiere. Non è l'unico, perché ne abbiamo altri di cantieri qui a Contigliano Alto, tra cui quello grande del municipio, e perciò è una fase di trasformazione. Veramente una fase molto importante, quella di rinascita, no? Andiamo verso un'altra era, un'era in cui tutto va a ricominciare, e qui a Contigliano vedo che pian piano si sta svegliando. Diciamo che di temi ce ne sono molti. È vero che si deve morire molte volte e rinascere, si spera in meglio, ed è vero che questa è una fase di, da un lato, di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo, che tutti conosciamo, che ci dà a tutti tantissime preoccupazioni per la salute, per la vita di tanta gente che è stata compromessa da questa ondata pandemica, ma anche per tutte le conseguenze che la pandemia ha portato con sé sul lavoro, sull'occupazione, sui disagi sociali ed economici che tutti conosciamo. Ma è vero pure che noi cerchiamo di intravedere, se possibile, di costruire delle occasioni di rinascita, come dicevi tu Emanuela, delle occasioni di rinascita che possono passare per molte cose, tra cui, come suggerisce questo luogo, per l'identità profonda delle nostre terre, delle nostre comunità, delle nostre case e delle nostre cose. Qui ce ne sono molte intorno, significative. Siamo in un vicolo, non so se la telecamera riesce ad inquadrare, laggiù c'è Palazzo Tiberi, che è uno dei luoghi più emblematici di Contigliano. È un edificio del 600, si vede da grande distanza perché è coronato da una altana lunghissima vetrata che si vede da lontanissimo e che corona il profilo di Contigliano. È un palazzo che è appartenuto fra gli ultimi al cardinale Tiberi, che alla fine del 700 fu anche nunzio apostolico in Spagna, che quindi raggiunse dei livelli di estremo rilievo nel governo pontificio, nello stato pontificio. È stato poi negli ultimi decenni la casa, fra gli altri, di un carissimo amico di Contigliano, un estimatore di Contigliano, Dino Argenti, che ci ha lasciato qualche mese fa e che aveva tra l'altro una grande passione antiquaria, per cui ci ha lasciato, ci ha restituito il palazzo alla sua bellezza, alla sua originalità, ed anche riempiendolo di cose splendide raccolte in ogni parte d'Italia. Quindi un luogo particolarmente suggestivo e particolarmente emblematico di questo nostro centro storico. Veramente bello, non vediamo l'ora di vederne magari gli interni, chissà in un altro momento. Speriamo, ce lo auguriamo. Bene, qui abbiamo visto anche altri scorci di Contigliano, la chiesa meravigliosa. Vogliamo dire ai nostri ascoltatori e telespettatori di che si tratta, quando risale? Certo, la chiesa è l'estremità opposta di questo vicolo, ora è coperta qui dai ponteggi eccetera, ed è una chiesa che il comune di Contigliano, quindi la comunità di Contigliano, cosa questa già di per sé originale, per non dire quasi unica, costruì con le proprie risorse a partire dalla seconda metà del 600. Dopo aver assunto nei decenni questa decisione da parte della comunità rappresentata dal Consiglio Comunale, e dopo evidentemente aver accantonato delle risorse finanziarie notevolissime che consentirono una edificazione straordinaria sia per dimensione sia anche per qualità delle opere d'arte che vi sono poi contenute, con architetti provenienti da parti lontanissime d'Italia. Pensiamo a Michele Val San Giacomo Chiesa, che fu
colui che guidò la costruzione per tutti i decenni decisivi della sua formazione e che proviene dal Canton Ticino, per passare all'architetto Gregorini, che fu il, tra l'altro, il ricostruttore della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e che qui fece l'altare del Santissimo, i pittori che si sono alternati sulle varie opere d'arte, fra cui Filippo Zucchetti Reatino, che ha lasciato la pala d'altare di San Michele Arcangelo, che è splendida a mio avviso, per passare agli ebanisti che provennero dall'Abruzzo, da Pesco Costanzo, Venanzio Di Nanzo, che lasciò delle opere di intaglio del legno secondo me eccezionali, noce, parlo dell'intero coro absidale, parlo dell'organo naturalmente, della sacrestia, che è splendida, completamente in noce. L'organo, che è l'organo storico più grande della provincia di Rieti, è un organo Fedeli, tuttora in funzione, quindi un edificio bellissimo che, come capita in moltissime parti d'Italia, è anche uno scrigno di altre cose altrettanto belle, altrettanto suggestive, ed è qualcosa che ha trovato in Don Ercole, il nostro parroco, un ricostruttore, un preservatore assolutamente attento, che oggi mantiene questa chiesa, questo complesso monumentale, in condizioni bellissime di conservazione e d'uso, e per il quale, assieme al quale, Don Ercole, noi come comune vorremmo assisterlo in un suo proposito, in un suo progetto, che è quello di creare un museo della collegiata nelle stanze che sono attorno alla chiesa e sotto alla chiesa, un museo della collegiata con tutti i beni che questa chiesa racchiude, dagli abiti dei sacerdoti e dei vescovi dei secoli precedenti, a tutto quello che è la manifattura d'altare, i reliquiari eccetera, che sono conservati. E vorremmo anche combinare questo museo della collegiata con il rinnovato palazzo del comune di Contigliano. I lavori sono in corso, come dicevo prima, i due edifici sono collegati, ci sono dei collegamenti che furono stabiliti naturalmente all'epoca della costruzione, perché appunto il committente della costruzione era il comune di Contigliano. Nel palazzo comunale storico noi vorremmo, oltre che ripristinare la sala consiliare antica per l'uso proprio, cioè di consiglio del comune, vorremmo anche creare delle sale espositive, dei luoghi di cultura, e quindi far diventare tutto questo complesso un complesso di rilievo culturale e artistico. Questo è il nostro proposito e su questo ci stiamo impegnando. Bene, bene. Siamo passati qui, abbiamo visto una scritta importante, sì, qui sul muro, dopo la faremo vedere anche con dei particolari. Se possibile fatela vedere, è una scritta semplicissima, fatta con la vernice rossa, e c'è scritto Viva la Repubblica con una B sola. È scolorita ma si legge ancora bene, e è una scritta che sta per compiere 75 anni, la lasciò qualcuno su questo vecchio muro 75 anni fa, perché il 2 giugno del 46 fu il giorno della Repubblica. Ci stiamo avviando a questo compleanno, che è un compleanno epocale. Tutta la nostra storia, la storia dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle ultime generazioni è attraversata da questa vicenda, da questa serie di vicissitudini storiche che hanno segnato l'Italia repubblicana. Questa piccolissima testimonianza è anche, spero, di buon augurio per tutti noi, per questo compleanno. È vero, è una cosa simbolica importante. E quando ci siamo passati, abbiamo visto, io sono rimasta, ho sentito come un qualcosa che mi faceva tremare. Eppure è una scritta semplicissima, però è il significato che porta, e nell'epoca in cui è stata scritta che mi dà queste emozioni. È una scritta semplicissima e anche appunto sgrammaticata, però è ancora più vera, e effettivamente è vero, si legge poco ma trasmette ancora emozione. E ci suggerisce che niente è scontato, tutto quello che si è fatto dal 2 giugno 46 in poi, ricostruire l'Italia dal disastro nel quale era stata precipitata, ricomporre la società, l'economia, ridare speranze di crescita, di sviluppo, aprire orizzonti nuovi, arrivare fino a noi come siamo arrivati, con tutti i guai, con tutti i difetti, con tutte le mancanze, però arrivare fin dove siamo arrivati e consentirci ancora oggi di guardare al futuro con speranza, è stata qualcosa di grande.
E quella modestissima, umile, scritta, sgrammaticata, secondo me ce lo ricorda molto bene. Ringraziamo ancora Paolo per tutto quello che ci hai detto. Se vuoi dire ancora qualcosa. Ultimissima cosa, abbiamo in questi giorni annunciato alla popolazione una realizzazione. Siamo arrivati nel frattempo al secondo anniversario di questa amministrazione comunale. Ci arriviamo con questa realizzazione in corso. A settembre aprirà per la prima volta un asilo nido comunale nuovo qui a Contigliano. È nel segno della speranza e della fiducia di cui parlavo un attimo fa. È qualcosa di estremamente importante per un comune come il nostro, che è in crescita demografica e che è pieno, grazie al cielo, di coppie giovani, di bambini, eccetera. È un modo per supportare le famiglie, per dare possibilità di lavorare in serenità alle madri e ai padri. E speriamo che sia un buon segno anche questo, nel segno della speranza. Grazie davvero per tutto quello che ci hai detto e soprattutto grazie per quello che state facendo per il popolo, per tutti. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti voi.